Eccoci, buon pomeriggio. Siamo all'ultimo incontro di questa biennale 2018. Siamo con Tom Lutz, del quale avete visto ieri, spero, lo spettacolo. Faccio come al solito una breve introduzione a Tom, che in realtà, nonostante sia molto giovane, ha un curriculum veramente importante. Tom nasce a Zurigo nel 1982, ha studiato all'Università delle Arti, appunto di Zurigo. Ha diretto spettacoli in varie nazioni, tra cui la Germania, la Svizzera, naturalmente, e la Francia. Nel 2014 è stato nominato regista emergente della rivista tedesca più importante, si può dire, Kate Reuter. Devo dirtelo. Ed è stato invitato per ben due volte al Theater Treffen, che per chi non lo conosce, è la più importante rassegna che riunisce gli spettacoli migliori di lingua tedesca che si fa ogni anno a Berlino. Parliamo di un signor regista. È regista residente al Theater Basel, dove ha prodotto vari spettacoli, tra cui LSD, Mein Sorgenkind, che è sempre uno spettacolo, due versioni da Dante, una dell'Inferno e una del Paradiso, e collabora con vari teatri tedeschi, oltre al Theater Basel, che è appunto Basilea, anche per il Deutsches Theater di Berlino, ed ha una compagnia con la quale poi ha prodotto i due spettacoli che porta quest'anno in Biennale. Questa è in brevissimo la bio di Tom, che in realtà è molto vasta. E lascio la parola come sempre a Claudia Cannella, critica di Istrio, direttrice di Istrio e critica del Corriere della Sera, almeno. Good afternoon and welcome to our last meeting. We are meeting Tom Lutz, today, and he is very young, but he has a very important career behind him and in front of him, maybe. And he started in, he was born in 1982 in Zurich, and he studied at the Arts University, and he has directed different works in different countries, such as Germany, Switzerland, and France. And in 2014, he has been nominated as the best emerging director by the most important German theater magazine. And he has been working at the, he has been invited twice at Theater Treffen. And Theater Treffen is a kind of festival in which the best shows in German are presented in Berlin. He works at No, I enjoy it. He works at the theater in theater ba Basel Theater, where Theater Basel, where he has produced several shows, among which LSD and two different shows drawn from Dante's Inferno and Paradiso from the Divine Comedy of Dante, and he also works at the Deutsches Theater in Berlin, and he has his own company with which he has produced two shows that he is going to present here at the Biennale. And now I give the floor to Claudia Cannella, who is the director of Histrio and writes for several daily newspapers, among which the Corriere della Sera. Grazie e buongiorno Tom. Avrete visto già dallo spettacolo di ieri sera, ma anche questa sera avrete occasione di riscontrarlo. Negli spettacoli di Tom è molto molto importante la musica. E quindi entrerei già proprio nel merito del tuo lavoro parlando di musica. A partire dalla formazione musicale che hai avuto, se suoni, se componi, perché la musica è così importante nel tuo lavoro e quindi anche che tipo di musica ti
ti piace, frequenti di più e chi sono i tuoi punti di riferimento in questo genere. I understood. Maybe someone in the audience, yes. So, as you may have already seen last night, and as you'll see tonight, music plays a very important role in Tom's work. And I would like to know something more about your relationship with music as far as your education is concerned. Do you play music? Do you compose music? Why is music so important for you? And what kind of music do you like? Language has a way of making things complicated. And music has a way of making things easy. Or language makes things unclear, and music makes things clear. Rende le cose complicate, mentre la musica rende le cose semplici. Il linguaggio rende le cose poco chiare, mentre la musica le rende chiare. And music helps to talk about things that you cannot talk about. E la musica aiuta a parlare di cose di cui altrimenti non si riesce a parlare. And when it comes to my favorite music, there is a story from my childhood that I think makes things very clear what's going on with me. E poi per quanto riguarda appunto la mia relazione con la musica che mi piace, c'è una storia che risale alla mia infanzia. There is when I was a young boy, I heard on my parents' record player, I heard a very strange piano music that was called Atlas Eclipticalis by John Cage. Allora, quando ero ragazzino, dal giradischi ai miei genitori, sentivo una strana musica suonata con un pianoforte. Era Atlas Eclipticalis di John Cage. And I didn't understand it. It wasn't beautiful. It had no rhythm. There were no lyrics. And as a child, I didn't understand it. It made me mad. E davvero mi faceva impazzire, non era particolare, non aveva ritmo, non aveva parole, però mi faceva letteralmente impazzire. But I was also fascinated by it and it didn't let me go. Ma al contempo ero affascinato e catturato. And when I was a teenager, later in my life, I learned how John Cage composed this music, which was he took a map of the stars of the sky of Australia and he made ink dots on the biggest stars and he folded this map on a piece of sheet music and where the ink dots were from the stars, that's where the notes were. Then he gave this to a piano player to play it. So what you hear is the music of the Australian sky. E poi da adolescente ho saputo come John Cage aveva composto questa musica. Aveva preso una mappa del cielo stellato di Australia, aveva fatto cadere delle macchie di inchiostro su ognuna delle stelle e poi aveva rigirato il foglio della questa mappa e l'aveva fatta combaciare con della carta da musica, con uno spartito. E poi aveva fatto suonare al pianista la musica che risultava dall'unione di questa mappa con lo spartito. E per cui quella che si sente è la musica delle stelle del cielo dell'Australia. So the music was beautiful twice. It was beautiful as a piece of music that you don't understand. And when you get this information, there is an intellectual beauty to this. And so this kind of mechanism that you add a musical component to something you don't understand and suddenly you understand something is something that has pursued me ever since, or something that has
been very formative for me. Questo tipo di musica ha una duplice bellezza. C'è una bellezza legata appunto alla musica che però non si capisce, e poi c'è quello che invece è relativo a quello che si capisce, per cui la componente musicale che inizialmente non è chiara lo diventa ascoltandola. And that's why music is so important for me. Ed è per questo che la musica è così importante per me. La componi? You write music. If I write music? Yes. I did play in a rock band for a time when I was a young adult. I'm not a composer. The music I use in shows, in theater productions, are music that exists before, but I arrange it for the stage. So I wouldn't say I'm a composer, but I arrange things. But since music is so important in these shows, it's more of a symphony than a theater piece, and maybe I'm a little bit of a composer anyway. Allora, diciamo che non sono un compositore. Quando ero un giovane adulto suonavo in una banda rock. Per quanto riguarda invece le musiche dei miei spettacoli, prendo delle musiche che già esistono, poi però le arrangio per la scena. Diciamo che la musica è importantissima per me e diventa quasi una sinfonia, per cui magari in un certo qual modo, dal momento che faccio questa cosa, forse un po' compositore lo sono. Nel catalogo della Biennale, alla domanda in cui ti si chiede chi sono i tuoi maestri, rispondi facendo solo dei nomi, ma non dei cognomi. Allora, potresti rivelarci chi sono e perché? Se vuoi ti dico i nomi, ma forse te li ricordi: Rudy, Christophe, Philippe, Robert, John, Roy e Bess. First. So in the catalog of the Biennale, when you were asked who are your masters, you mentioned some people, but only with their first names, not with their family names. So maybe you remember who they are, and you can tell us who they are actually. It's because at first I didn't want to answer the question, because I thought I have no master. I am my own person. I am original. Those were all my ideas. In realtà è perché inizialmente non volevo rispondere alla domanda, volevo dire io non ho maestri, io sono originale, queste sono tutte soltanto idee mie. But the Biennale insisted that I have to say who my masters are, then I gave these names. And Rudy and Christoph are two Swiss names, and the people behind it are Rudy Häusermann and Christoph Marthaler, who both ruined me for theater. Allora, a un certo punto però la Biennale ha insistito e ha voluto assolutamente che io scrivessi questi nomi. Per cui i primi due sono Rudy e Christopher. The family name of Rudy is? Häusermann. Rudy Häusermann e Christopher Marthaler, che sono due persone che mi hanno letteralmente rovinato la vita per il teatro. Because when I first saw a show by Christoph Marthaler, I stopped believing in language and in sense. And I started, doors opened to other worlds. And I was more interested in these other worlds than, because in theater, especially in German theater, every show starts the same. The curtain goes up, and immediately a person comes to the forefront of the stage and starts talking. 99% of the shows start like this. Now, what happens if the curtain goes up and nobody comes and nobody talks for an hour? Then you have to open up other channels. And you have to think about
what this emptiness and these lonely people on this stage, what they could mean, what their story could be. And you have to do this in your seat, and you have to look and listen very close instead of being fed all the information. E questo perché praticamente quando ho visto qualcosa di Christopher mi sono reso conto che c'erano dei mondi completamente diversi. Ho smesso di credere al linguaggio, all'utilità del linguaggio. Mi ha davvero spalancato le porte su mondi completamente diversi. Questo perché nel teatro di lingua tedesca il 99% degli spettacoli iniziano con il sipario che si apre, qualcuno che arriva nel proscenio e comincia a parlare. E se invece però tu ti ritrovi di fronte a uno spettacolo in cui non c'è nessuno che parla per un'ora, devi aprire dei canali di ricezione diversi, devi capire perché non c'è nessuno che arriva davanti, devi capire il motivo di quel vuoto, devi ascoltare e guardare molto più attentamente la storia. E questo è quello che mi è successo vedendo i suoi spettacoli. And Philip Ken, a French guy whom I love very much, who's also a friend of mine and has. I like that when you see a theater show and possibilities open, and Philip works with very cheap materials, plastic and cheap lights, very cheap. But he creates very big, almost Caspar David Western Friedrich-like paintings on stage with very cheap materials. And that for me was an eye-opener. So that's why he's on that list. E poi c'è Philippe. Philippe Ken è francese ed è anche un amico. E vedendo i suoi spettacoli mi sono reso conto che è possibile fare delle cose straordinarie davvero con dei materiali poco costosi. E questo mi ha aperto, mi ha fatto spalancare gli occhi su un mondo completamente diverso. And Robert is Robert Wilson because he's precise. John Roy. John is John Cage, yes. A friend from my childhood. Yes. Roy Anderson and Wes Anderson, who are two movie directors who are also very precise and have a very particular and very strange perspective on the world. And precision is an important aspect in my work. I'm a Swiss person, so I like my shows. Although they seem very, it's very precise. Allora, Robert è Robert Wilson perché è estremamente preciso, John è John Cage, che è un ricordo appunto della mia infanzia, e poi ci sono Roy e Wes Anderson, che anche loro perché sono molto precisi. E mi piace avere una prospettiva diversa sul mondo quando metto in scena qualcosa, e questo è molto importante per me perché io sono svizzero, per cui se anche c'è qualcosa di un po' di flu, di poco definito, in realtà voglio che sia molto preciso. E come diceva poco fa Federico, tu sei regista in residenza al Theater Basel, che è un teatro molto importante in Svizzera, e sei anche giovane. Quanto è importante avere una casa di quel livello dove poter lavorare? Perché non so in Svizzera, ma in Italia è molto ambito riuscire a essere prodotti da un teatro importante per un giovane artista, ma spesso è anche molto pericoloso, perché ti trovi così come davanti a un plotone d'esecuzione e se sbagli vieni immediatamente messo da parte. In Svizzera come funziona? So, as Federico said earlier, you are a director in residence at Theater Basel, which is a very important theater, and even if you are very, very young, and it is important. Not very, but young, okay. Not very. So, even if you are young. So,
And so how do you feel being there and working there? Because in Italy, young directors really want to be produced by important theaters, but at the same time, it is also dangerous, because it is as if you are in front of a platoon, and if you were doing something wrong, you would be immediately eliminated. So how is it in Switzerland? It's good to keep on working with the same actors over years. And it's good to keep on working with the same technicians over years. And it's also good to work with the same theater houses over years, because everybody gets to know each other and you don't have to start at the beginning again. You don't have to explain the actors every time you start a new show. If you do less on stage, the audience has to do more. If you act big, people think, well, okay, I don't have to do nothing. But if you are just there and things are happening inside you, but not so much on the surface of your face, then people start wondering, what's with that person? And this takes actors a long time to understand. And if they got it, it's great to keep on working, and you get farther. And you can also risk more when you have friends around. Some of my best friends are actors. Beh, diciamo che trovo che sia positivo lavorare sempre con gli stessi attori, con gli stessi tecnici e anche con lo stesso teatro a lungo termine, perché si impara a conoscersi e non c'è la necessità di rispiegarsi tutto ogni volta quando si reinizia. Ad esempio, se si fa di meno quando si è in scena, il pubblico è obbligato a fare di più. Se invece si fa tantissimo recitando, il pubblico resta lì e aspetta. Invece, se si resta in scena semplicemente e il lavoro viene fatto interiormente e con pochissimo che traspare sul volto, le persone si chiedono che cosa sta succedendo e a un certo punto ci vuole del tempo ovviamente per capire, ma se riescono a capire, significa che si può continuare ad andare avanti, a lavorare in questo modo. E poi anche trovo che sia meno rischioso lavorare quando si lavora tra amici, e moltissimi dei miei amici sono in realtà anche attori. Veniamo allo spettacolo che abbiamo visto ieri sera, When I Die. E hai anche distribuito un programma di sala molto divertente, molto bello, grazie al quale si può anche scoprire che cos'è quello strano oggetto che c'era a destra del palcoscenico, tutto d'oro, che girava così. Non so se avete letto il programma, però lì è spiegato, poi semmai lo spiegherà anche Tom, ma la faccenda è, emerge chiaramente che ti è caro un tema, il tema dell'apparire e dello scomparire, e che hai una passione per i fantasmi. Ci racconti un po' perché ti sono così cari questi temi, tanto da essere ricorrenti nei tuoi spettacoli? Well, let's speak a little bit about last night's show, When I Die. You have explained the programs which was handed out before the show, also what the golden object on the right of the stage is, and maybe you can give us some additional explanation. But I would like also to focus on the fact that you are very keen on two different themes, about appearing and disappearing, and that you have a real passion for ghosts. So why are you so interested in these themes, and why are they so recurrent in your works? I think theater itself is like a séance, like a spiritistic meeting.
people come to a dark room and perform, and they close the windows, and they do a strange ritual, and suddenly things appear that were not there before. People who have died a long time become alive again. So theater in itself is a spiritistic meeting. Diciamo che il teatro di per sé stesso è come una seduta spiritica. Ci sono delle persone che arrivano, si mettono lì, si chiudono le finestre, si fa buio e si mettono in atto degli strani rituali e poi improvvisamente qualcosa che prima non c'era appare. E dunque è davvero come una seduta spiritica. And with the program book, we made a little joke that because the first 15 minutes of the show, almost nothing happens on stage. So we thought we'd give people a 100-page book that they can read with informations about the empty stage. And then we dimmed the lights so low that they almost can't read it. E poi diciamo che con il programma di sala abbiamo voluto fare un po' uno scherzo anche, perché in realtà nei primi minuti in scena non succede niente, perché ho detto magari così la gente può passare il tempo leggendo, solo che poi le luci sono talmente fioche che non riescono a leggere nulla. Because that's how I like my shows. Long beginnings where almost nothing happens, a strange middle part and then three endings. Diciamo che i miei spettacoli, i miei lavori sono divisi in tre parti. Ci sono degli inizi molto lunghi in cui non succede nulla e poi a metà c'è qualcosa, succede qualcosa di strano e poi ci sono dei finali che sono liberi. E allora approfondiamo il tuo metodo di lavoro, il tuo processo creativo, magari prendendo proprio ad esempio When I Die, visto che l'abbiamo tutti potuto vedere ieri sera. Cioè dal momento in cui ti è venuta l'idea di uno spettacolo del genere fino al giorno del debutto, come hai lavorato, come lo hai scritto, come hai lavorato con gli attori performer, insomma come l'hai costruito? So let's have a look at your working methods now, and in particular as far as When I Die is concerned. So can you tell us something about the first idea you had and how you worked until the debut of the work? How did you write it, and how did you work with the actors, the performers? So we have no textbook, we start with music. Always. Mostly it's musicians on stage anyway, so we play music and we see what comes from that, what creates an atmosphere. I like to think, what's the musical game that is at the heart of the story? Is it a story of hide and seek? Is it a story of disappearing? Is it a story of amplification? And then I think of musical games that are in that vein. So with When I Die, it was of course, as it's a ghost story and a love story, it's a game of hide and seek. Like, are you there? Yes, I am. And then there's a part which I never remember from the rehearsals. Like, there's always like 4 or 5 weeks in the process that I don't remember afterwards, and that's where the play happens, so I can't really say how it happens. Every time, suddenly it's there and I didn't know how it went. It's like alchemy. Diciamo che non abbiamo un testo, non abbiamo un copione. All'inizio cominciamo soltanto con la musica e siccome sono tutti musicisti si comincia a suonare e vediamo che cosa viene fuori da questa musica, vediamo che atmosfera si crea. E dunque cominciamo davvero a giocare con la musica. Vediamo di mettere in atto una specie di nascondimento
mondino oppure un'amplificazione o qualcos'altro. E io comincio a pensare appunto a questi giochi musicali. E siccome ci sono i fantasmi, beh, qui c'è soprattutto un gioco di nascondino: ci sei, non ci sei. E diciamo che quello che succede poi durante le prove è caratterizzato da un 4-5 settimane che io poi dimentico, non so che cosa succeda, ma il lavoro è lì, è pronto. E davvero non capisco, non riesco mai ad avere memoria, succede sempre così di quello che capita in quelle 4-5 settimane, ma poi ci ritroviamo con il lavoro pronto, è una specie di alchimia. Magic is a word that people often use without knowing what it really means. Magic originally means to take symbols, which can be language or music or images, and rearrange these symbols in a new way to create a change of consciousness in the brain of the person who looks at these symbols. That's how magic happens. So in theater, you have images and text, and you try to find constellations, new arrangements of these images, with the idea that when you look at it as an audience, you have a change of consciousness. Translate, and I will give an example. Okay. Detto che devo tradurre e poi farà un esempio. Allora, la magia è qualcosa, è una parola che noi utilizziamo ma di cui spesso non conosciamo a fondo il significato. Magia significa prendere un simbolo, ad esempio il linguaggio, ad esempio la musica, e riorganizzarlo in maniera tale che ci sia qualcosa di nuovo, in maniera tale che la coscienza di chi guarda veda qualcosa di diverso. Ed è quello che succede in teatro con le immagini, con i testi, in cui si crea qualcosa di nuovo partendo appunto dalle immagini, semplicemente riorganizzandole. You have an image of a person sitting on a piano, not playing the piano. And you have music that plays. You put the two things together, a person sitting on a piano, not playing, but you hear music. So in the brain of the person who experiences this, something happens. You have to think, what's going on? Reality does not seem to be what it is in this moment. And you start to think, and you're enchanted. And this is kind of what I'm doing. Allora, diciamo che quello che faccio è questo. Prendiamo questa immagine, c'è una persona seduta davanti a un pianoforte, ma questa persona non sta suonando quel pianoforte, però si sente della musica, c'è della musica. Allora, nel cervello di chi osserva, immediatamente si innesca il meccanismo di dire, beh, però sta succedendo qualcosa, ma che cosa sta succedendo? Ebbene, la realtà è diversa da quella che vediamo, da quella che ci appare. Questo è quello che io faccio. I have a theory about the musical film Grease. Olivia Newton-John almost drowns in the ocean, and John Travolta saves her from the ocean, and then they have this summer romance, and in the end they get into a pink Cadillac and fly into the sun. Sunset. Strange. Cars don't fly. My theory is that Olivia Newton-John, that John Travolta did not save her. She was actually drowning. And what we see in the movie is the dream of a drowning teenage girl. All these bright colors and these songs. That's what happens when the brain suffocates. Time stretches and you see colors and... So that's my theory about that movie. What we see is not reality, but a dream. And I like when this process happens on stage. I should have put David Lynch on that list of masters too. Allora, ad esempio... Yeah, translate this.
Io ho una teoria a proposito di Grease. Ebbene, Olivia Newton-John, vi ricordate, sta per annegare nell'oceano e John Travolta la salva e dopodiché, dopo averla salvata, hanno questa bella storia d'amore e alla fine della storia d'amore, nella Cadillac rosa, prendono e volano verso il sole. Ebbene, la mia teoria è che in realtà John Travolta non l'ha salvata e che lei è annegata invece. E dunque, quello che noi vediamo nel film è il sogno di questa giovane ragazza che annega, perché voi sapete che quando il cervello si sta morendo, sta soffocando sostanzialmente, alla fine il tempo si dilata. Per cui tutto quello che noi vediamo non è la realtà, ma è un sogno. E penso che avrei dovuto aggiungere anche David Lynch a quella lista di nomi. Next question. La prossima domanda. Te ne faccio ancora una, poi lasciamo al pubblico. Oh, yes. Le famose tre parole chiave per introdurre lo spettacolo di questa sera. Freaky World. Si intitola The Girl from the Fog Machine Factory. Three key words to introduce tonight's show, whose title is The Girl from the Fog Machine Factory. Nonsense, structure, and paradise. Nonsense, struttura e paradiso. It sounds better in Italian. Suona meglio in italiano, ho detto. Because theater can create very short, fleeting paradises. People who work together to create something that disappears immediately. But it's very beautiful for a short time and very useless at the same time. Because in theater often it's about holding a mirror up to society and talking about the conflict in the world and showing people with problems. And I think in theater, it's also a task of theater to give comfort by creating strange beauty. And that's what the show about is tonight. You know, it's weird to say these things out loud, but I hope you catch my meaning. Allora, mi fa strano, ha concluso dicendo mi fa strano dire queste cose ad alta voce, però spero che abbiate colto il significato di quello che vi voglio dire. E prima aveva detto il teatro in realtà vuole creare una specie di paradiso. Sono persone che lavorano assieme per un periodo di tempo per creare qualcosa che poi sparisce, per creare qualcosa che è anche inutile. E invece di solito nella tradizione teatrale classica, beh, ci si ritrova lì con uno specchio per far vedere che cos'è l'umanità, per far vedere quali sono i conflitti nel mondo, per far vedere alle persone quali sono i gravi problemi che si debbono risolvere. In realtà per me il teatro deve invece portare anche del conforto, deve dare conforto e deve anche creare una strana bellezza. Ci sono domande dal pubblico? Sì. Salve, allora avrei questa curiosità. Lei ha iniziato il discorso di oggi dicendo che il linguaggio è poco chiaro e invece la musica rende le cose molto più chiare, quindi quasi come la musica fosse capace di esprimere un'indicibilità che le parole non riescono ad esprimere. E il libretto di ieri sera però, del suo spettacolo, cominciava con una frase di uno scrittore, che è Dave Foster Wallace, e che è invece uno che usa tante parole, anche più del dovuto, molto corposo. E quindi mi chiedevo,
sì, ti riprendo jazz subito. Sei del mio gruppo. 1200 non si parla male di David Foster Wallace. È il mio scrittore preferito, non ne sto parlando male. Però 1200 pagine è corposo e oggettivo. Tutto necessario. Sono perfettamente d'accordo. E volevo sapere se si trattava di una suggestione bassa, quella citazione bassa all'inizio, o è un riferimento più profondo, quindi come si combina una frase di uno scrittore che dall'inizio allo spettacolo con il linguaggio rende le cose poco chiare, che dall'inizio invece a questo incontro qui. Grazie. So, you started. What's happening? Something very nice. Oh, because it sounded... Yes, so you started today's meeting by saying that language is not clear, whereas music is clear, as if music can express something that cannot be expressed by language. But yesterday in the book you quoted Wallace, who is a writer who uses lots of words. And then at this point, Federico said, but please do not say anything against Wallace because he is my favorite writer. And she said that, yes, but these are 1,200 pages. So objectively, it is someone who uses lots of words, many, many words. And Federico said that they are all necessary, actually. And so she continued by saying, but is it a suggestion that you are making by this quotation? Or is there any more profound reference? And how do you connect this quotation with what you said at the beginning of this meeting today? I'm a man full of contradictions. Sono un uomo pieno di contraddizioni. Not to be trusted. Non dovete fidarvi di me. The sentence was... every ghost story is a love story, and every love story is a ghost story. And in the show is basically Orpheus and Eurydice. Somebody had died, and the other person, the remaining living person, trying to bring back this other person by the beauty of music. So I think this sentence helps to maybe see that without using too many words to explain it. I have not read David Foster Wallace besides that sentence, but I will after this afternoon. Beh, la frase iniziale è ogni storia di fantasmi è una storia d'amore e ogni storia d'amore è una storia di fantasmi. E lo spettacolo di ieri sera racconta appunto di una persona che muore e coloro che invece rimangono cercano di riportare indietro questa persona grazie alla bellezza della musica, e questo è quello che cercano di fare. E questo è quello che vuol dire quella frase, niente di più. Devo dire che io non ho mai letto Wallace, però lo farò dopo oggi pomeriggio. Does this answer your question a little bit? Ho risposto alla tua domanda? Volevo chiedere questo. Lei ha citato tra gli autori di ispirazione Bob Wilson, e 40 anni, più di 40 anni fa Bob Wilson ha portato qui a Venezia Einstein on the Beach, e mi sembra oggi ancora insuperato, ecco, come sintesi tra immagine, musica, spazio, tempo, non lo so. C'è una riflessione che non si sente di fare su questo, mi farebbe piacere sentire un suo parere. Grazie. Well, you mentioned Bob Wilson, and Bob Wilson 40 years ago was here in Venice, and he shown us Einstein on the Beach. So, and Einstein on the Beach is a marvelous synthesis, I mean, among images, between images, music, time, and space.
Can you please tell me something about this? I went to see Einstein on the beach 2 years ago in Paris when they did it again. And in front of me there were 2 empty seats. And when the show started, 3 empty seats. When the show started, Robert Wilson, Philip Glass and Lucinda Childs came in and sat in these seats because the show was being taped for the DVD. And they gave instructions to their assistants and I was trying to listen what they said. And then there was one of these da-da-da-da-da-da belly scenes going on. And Robert Wilson leaned over to Philip Glass and said, "It's too slow, it's too slow." And Philip Glass leaned over and said, "Relax, you punk." And also, Wilson is an eye-opener to quote Albert Einstein. Albert Einstein once said, "A problem cannot be solved by the same state of mind that created the problem. So if you have a sober problem, you should maybe find a drunk solution. Or if you have a language problem, you should solve it with music." So it's about making other layers of perceiving reality accessible by very simple American show business games, which is a very inspiring thing for me. And I will do Einstein on the Beach myself in 5 years in Germany. That's already set for me because that's for me it's a very important, I just love it. I love it. The end, when you find out that it's all been a love story the whole time, trying to measure the stars, trying to split the atom, and it has always been a love story. In the end, when they sit on the park bench in the moonlight, and that, "How much do you love me, John? Count the stars in the sky. Measure the oceans with a teaspoon. That's how much I love you." Impossible, you say? Yes. Just as impossible it is for me to say how much I love you. So they're too complicated. There's a simple story buried under a complicated surface, and that's very inspiring. And I met Bob Wilson last year in Jerusalem. I told him this and he said, "Thank you." Well, maybe you don't have to translate this all, or do you have to? It's I'm paid for. You have to. maybe I'll avoid. Maybe I'll avoid, if you allow me, the quotation of the final part of Einstein on the Beach. Yes, yes, yes. Thank you. Allora, ha concluso chiedendomi se devo tradurre tutto, gli ho risposto di sì e gli ho detto magari evito di citare tutta la parte finale di Einstein on the Beach e metto va bene. Allora, ha visto Einstein on the Beach 2 anni fa a Parigi e quando è arrivato c'erano davanti a lui 3 posti vuoti. E a un certo punto, quando è iniziato lo show, sono entrati Wilson, Philip Glass e Lucinda Childs e hanno cominciato a dare istruzioni su quello che doveva fare lo staff e c'erano tutte queste scene di balletto. A un certo punto Bob Wilson si è chinato verso Philip Glass e gli ha detto: "Non va bene, stanno andando troppo lenti." E Glass gli ha risposto: "Taci, vecchio punk, lascia perdere." Wilson, diciamo che fa spalancare gli occhi con questo grazie a questo spettacolo
Einstein poi aveva detto una cosa che trovo molto vera: non si possono risolvere i problemi con la stessa mentalità con la quale li si osserva. Le soluzioni devono avere una mentalità diversa rispetto ai problemi. Per cui se c'è un problema che riguarda la sobrietà, va risolto da ubriachi; se c'è un problema che riguarda il linguaggio, va risolto con la musica. E devo dire che trovo che questo sia particolarmente vero. Comunque metterò in scena io stesso Einstein on the Beach tra 5 anni in Germania. È qualcosa che adoro, perché alla fine è una storia d'amore, e lo si capisce soprattutto alla fine, quando c'è la scena al chiaro di luna. È una storia che è semplice, che però in realtà ha una in superficie appare complessa, e questa è una grande fonte di ispirazione per me. E l'ho detto a Bob Wilson l'anno scorso, quando l'ho incontrato a Gerusalemme, e quando gliel'ho detto lui mi ha risposto grazie. Se non ci sono altre domande. Allora, mi pareva molto bella quella cosa che si è detta prima, pochi minuti fa, sui paradisi istantanei che può creare il palcoscenico, lo spettacolo, l'altra realtà della scena. Ma secondo me ci si potrebbe parlare per ore, e invece erano più divertenti quelle trivialità, nel senso positivo del termine, come il gioco trivia, sul finale di Grease, su Foster Wallace, su queste chiacchiere che fanno Bob Wilson e Philip Glass nelle sedie davanti e così via. E quindi io ho un'altra trivialità da chiedere a lui, così in quel senso là. Ah, ci sono stati periodi che gli spettacoli teatrali, anche internazionali, sono stati attraversati da motivi musicali ricorrenti. Abbiamo sentito migliaia di volte le Gymnopédies di Satie, abbiamo sentito tantissime volte Jesus Blood da quando l'aveva usato Maggie Maren, abbiamo sentito quel valzerino della Classe morta di Canton. No, io propongo che gli autori paghino una tassa speciale per l'uso di queste musiche. Però ultimamente mi è capitato di sentire, in questi ultimi 3-4 mesi, parecchie volte Midnight, The Stars and You, che è un pezzo che sta dentro nel suo spettacolo di ieri e che mi torna nella memoria. Allora, so che è legata a una vicenda un po' particolare che forse lui può raccontare, ma siccome molte di queste cose qua sono legate a sue esperienze personali, volevo capire perché ha messo proprio quel pezzo così importante e anche così bello, 1924, Ray Noble e la sua orchestra. Well, you have mentioned the not lasting paradise, ephemeral paradises that are created on stages. And maybe it is also very funny to listen to those little anecdotes about and considerations about Grease, about Philip Glass, and so on and so forth. But I have the impression that in for some time we have been listening for some recurring music pieces, such as the Gymnopédie by Satie and others. So I think that authors should actually pay more in order to use those pieces. But during the past 3-4 months, I have been listening to a particular piece of music, which is also part of your last night's show, which is Midnight... Midnight, the Stars and I. And I know that what you use in your works is very often related to your personal events, to personal events of your life. But why did you use this music, and this strange music, which was first played in 1924, actually? Rosemary Brown wrote books about her life, where she told the story that we saw yesterday, and which is a true story, and she said it's her favorite song. Midnight, the Stars and You is her favorite song. So we started
to use it because it's the song that she and her husband danced to when he was still alive. And in the rehearsals, it was always, I always had a feeling of something is very scary about that song, and I didn't know why. And then after the premiere, I found out it's from The Shining. So it triggered unknown, like it triggered like fear impulses that I had in the back of my head from The Shining. And I only, because I watched The Shining every year, but I didn't remember it. So it, and for a ghost story, it makes a lot of sense to use music from The Shining. It's a little tip of the head in that direction. I try to avoid these Satie pieces and Gavin Bryars, and although I love it very much, but I very much agree that they have been used to death, and also all the glass piano stuff. I'm trying to use music that has not been overplayed 100,000 times. That's what I do. That's why I avoid it. Dunque, diciamo che sì, la musica fa anche riferimento alla storia reale a cui ci ispiriamo. Quando facevamo le prove, però, mi sono reso conto che questa musica faceva paura, e dopo la prima ho capito perché. È perché era la musica di Shining, per cui è come se venisse innescato un meccanismo di paura basato sulla memoria. D'altro canto, però, trattandosi di una storia di fantasmi, beh, ci stava anche questa musica. Ho cercato anche di non utilizzare appunto la musica di Satie, che anche se è una musica che amo, o degli altri che lei ha citato, perché anche se è una musica che amo, in realtà si tratta di una musica che secondo me è stata usata ed abusata, per cui cerco di utilizzare musiche che vengono sentite di meno. For example, tonight it's mostly all of the music is Francis Poulenc, which is not very, it's used not very often, or I haven't seen it very often in contemporary musical theater. Because we found this one piece where he says, when you look at the cloud, you see time, eternity, and everyone who ever lived, and that's the most important thing to say. So that was a lyric to a song, and we used this as like the starting point to find the music for the Fog Machine Factory that we're playing tonight. So inspiration has many sideways to find me or find us when we work on a play. E diciamo poi che nel lavoro di stasera sentiremo musica di Francis Poulenc, che in realtà è poco utilizzato, lo sento utilizzare raramente nel teatro musicale contemporaneo. E devo dire che ci sono, quando si guarda una nuvola ad esempio, si vede il tempo, si vede l'eternità, e queste sono delle parole che sono state tratte, che vengono utilizzate. E bisogna dire poi che l'ispirazione prende strane vie per raggiungermi e per raggiungerci in generale. Va bene, Federico, hai qualche domanda diabolica o lo liberiamo? Ma direi di liberarlo perché lui ha le prove, insomma, sì, in siamo vicini allo spettacolo. Grazie Tom, grazie. Thank you very much.